Music Generation. Music Generation. Music Generation. Buonasera a tutti quanti e siete collegati in diretta con Music Generation, la prima puntata di febbraio. La temperatura si è alzata oggi 14 gradi a 12 gradi e mezzo adesso che è già buio, ma ragazzi oramai ce l'abbiamo fatta, manca pochissimo alla primavera e manca pochissimo a incontrare il nostro ospite di oggi, un ospite speciale. Siamo qua collegati su Rete 8, Music Generation, canale 86 del digitale terrestre, ma siamo anche in diretta su Titolo TV e anche sulle nostre pagine social. Quindi andiamo a vedere Clary B, alias Sara Carione, chi ha con lei di fianco come ospite oggi. Vai! Buonasera a tutti, noi siamo tornati con Music Generation e accanto a me ho un ospite davvero molto molto speciale. Non parliamo di una cantante, che di solito qua vediamo cantanti, interpreti, ma abbiamo un'investigatrice della pasticceria, la signora Indolce. Questa è una puntata veramente speciale perché dovete sapere che anche io sono un'appassionata di dolci. Infatti avere a fianco a me un ospite che insomma è un po' simile a me sotto questo aspetto, con questa passione, mi fa molto molto piacere. Infatti sono curiosa dopo di farti qualche domanda. Da dove vieni? Allora, una lunga storia, sarò breve. Nasco al sud, terra di dolci, luogo di grandi tradizioni pasticcere. Vivo un po' a Bologna, un po' a Milano e poi giro tutta l'Italia. Che zona del sud? Io vengo da Salerno. Ecco, allora ci capiamo. Conosce Trentinara anche lei, che è un paesino, sì, dovete sapere, in provincia di Salerno, proprio in alto, in alto, in alto, che è molto famoso per il pane. Per insomma, il pane, la famosa festa del pane, dove io sono andata più volte, poi pizze, mamma mia, quel pane appena sfornato, quell'odore indimenticabile. Anche se non siamo al sud ci arriva il profumino da lontano, insomma. Sì. Benissimo, prima di partire con la nostra bellissima puntata vi ricordo le pagine social: pagina Instagram Music Generation Rete 8, pagina Facebook Music Generation Rete 8, si chiamano uguali. Vi ricordo che la playlist Spotify viene aggiornata tutte le settimane con le canzoni che passano qui in diretta dei nostri artisti. Passo la linea a Marcello Romeo. E io la prendo molto molto volentieri in questo venerdì splendido, c'è già il clima quasi di primavera e il clima anche del weekend che sta per iniziare e naturalmente questo Sanremo fantastico che ci sta affascinando, ci rapisce tutte le sere incollati al divano. Noi siamo anche nelle giurie nostre interne e quindi ci stiamo divertendo un mondo. Fra l'altro Orietta Berti ieri sera aveva un abito clamoroso, chiedo alla regia se per caso abbiamo l'abito di Orietta Berti, perché è incredibile, ieri sera ci ha storditi con questo meraviglioso abito. Sicuramente piacerà anche la mia mamma, che so che è lì che mi sta guardando. Arriva l'abito, Orietta, ce l'ha mandato? Perché io se no ho la versione qua. Ecco l'abito di Orietta Berti. Guardate che roba incredibile. Io ho chiesto Orietta, ma dove hai preso spunto per questo abito? E me l'ha detto, è qua, eccolo qua. Dalla spugnetta della doccia, perfetta, esatta, la spugnetta della doccia, e questo è l'abito in miniatura di Orietta Berti. Beh, facciamo tanti complimenti, in bocca al lupo a Orietta Berti che continui a tenere la sua, la sua diretta anche dalla nave famosa che c'è lì fuori Sanremo, e un in bocca al lupo a tutti i 25 concorrenti che ancora una volta si sfideranno e credo che questa sera si sfideranno anche sulle cover. Ma veniamo al dunque, abbiamo già una grande artista all'esordio, giovanissima ma già tanto brava, di Roma.
andiamo a vedere se per caso è già in diretta. Accendiamo le telecamere e apriamole su Roma. Ciao Francesca! Ciao a tutti! Ciao Francesca, un saluto a tutti! Ciao! Cara Francesca, come stai? Come si sta a Roma oggi? Francesca Pugliese, cantante, musicista di Roma. Bene, bene, si sta bene. Il tempo, devo dire, che non ricorda tanto la primavera, però tutto bene. Bene, bene, mi fa piacere. Allora, cara Francesca, io dico che questo è un grandissimo debutto discografico, perché sei uscita con il singolo neanche 5-6 giorni fa, e già oggi abbiamo in anteprima, credo in anteprima nazionale, abbiamo il tuo video che girerà sul circuito 7 Gold, da oggi comincerà a girare, quindi è una cosa molto importante. Però prima di mandare in onda questo video, vediamo intanto se Clary B ha qualche domanda da farti. Vai Clary con Francesca Pugliese. Ciao Francesca, un piacere parlare qui con te, peccato che non sei qui in presenza da noi Music Generation, ma conto che verrai presto, insomma ci conto. Volevo chiederti il tuo progetto musicale, come nasce questa tua passione per la musica? Sì, allora la passione per la musica, devo dire, nasce dalla mia famiglia. Da mio papà è un grandissimo appassionato di musica, anche la mia mamma era una grandissima appassionata di musica, e fu proprio mio papà tanti anni fa ad iscrivermi nella mia prima scuola di musica, finché poi non ho capito di volerne fare la mia professione. Pertanto mi sono iscritta, ho iniziato un percorso di studi al St. Louis College of Music di Roma, dove dopo qualche anno ho conseguito la laurea specialistica proprio in canto pop. Cavoli, una bellissima esperienza. E se ti dovessi chiedere, a chi ti ispiri quando canti nella tua musica? C'è qualche cantante in particolare che ti piace, maschile, femminile, internazionale, che canta in inglese o in italiano, insomma, chi ti piace di più? Beh, sicuramente ho una passione per Joni Mitchell e tutto quello che è il cantautorato in generale, che sia la West Coast, che sia anche il cantautorato italiano. Dovessi proporre un Bruno Mars, cosa mi dici? Beh, indubbiamente bravissimo. Beh, tantissimo, come artista a 360 gradi. Hai proprio ragione. E volevo chiederti, questo bellissimo brano che ci presenterai oggi, ci farai ascoltare, che si intitola Impronte, di che cosa parla? Come nasce l'idea anche del titolo, che è molto molto particolare? Beh, Impronte nasce da una passeggiata sulla spiaggia insieme a mio marito, e parla di vite che si incontrano, delle nostre impronte che andavano a mescolarsi insieme a quelle già esistenti, e per cui parla di ogni passo che noi facciamo che segna una direzione verso una particolare meta. Nel ritornello parlo dei modi in cui affrontiamo il nostro percorso di vita, che sia correndo, che sia camminando a piedi nudi leggero, come dico nel testo, e che sia cadendo di tanto in tanto. Quello che penso è che non ci sia un modo giusto o sbagliato di affrontare il percorso, ma che l'importante sia non rimanere fermi. L'importante è non rimanere fermi, ha perfettamente ragione Francesca. Però per questo singolo e questo video te però hai avuto la collaborazione, ci sono degli altri artisti che hanno contribuito, che tu hai scelto e che hai voluto con te in questo progetto? Assolutamente sì. Andrea Di Pasqua alla chitarra, mio marito Fabrizio Cucco al basso, che io conosco, che tu conosci, Daniele Chiantese alla batteria, Elisa Saffi e Angela Babini che si sono occupati della sezione archi. Devo dire che il progetto è ben riuscito, adesso cominciamo ad aumentare la suspense per i nostri telespettatori che non vedono l'ora di vederlo, ma ancora però dobbiamo dire qualcos'altro con Francesca. Devo dire che il video e la canzone sono veramente prelibati, a me piacciono tantissimo. Volevo farti un'altra domanda. Ma tu conosci Umberto Sansovini?
Sì, assolutamente sì. Umberto Sansovini è un nostro amico, proprio pochi giorni fa è venuto a cena a casa nostra. Ecco, Umberto è un caro amico, è venuto tante volte a Bologna, è stato anche a casa mia più volte e l'ho portato io in PMS alcuni anni fa, credo nel 2017-2018, perché lui partecipava sempre alle attività, diciamo, di musica in teatro che io organizzavo nei vari teatri qua nel bolognese. Lui è un ragazzo molto in gamba, è un grande cantautore sì. Per me. Se ti dovessi definire, Francesca Pugliese, vicino a quale altro diciamo, talento musicale femminile ti metti? Beh, io non ho la presunzione di paragonarmi ad altri talenti. Sicuramente quello che posso dire è che ho dei punti di riferimento. Ecco, come dicevo, Joni Mitchell assolutamente, penso fra tutti hai sia... detto niente. L'aspirazione ovviamente è quella, il mondo musicale che a me piace di più, che sento appartenermi di più, probabilmente è quello lì. E che progetto hai adesso? Clary, poi se hai qualche domanda intervieni pure dalla sala B, non la vedo adesso nel... Ecco, ok, la vedo. Clary, e se hai delle domande puoi intervenire pure liberamente a gamba tesa, non c'è problema. Perché il progetto dobbiamo capire qual è prima. Esatto. Esatto. Beh, il progetto sarebbe, ovviamente sperando in tempi migliori, quello di portare la mia musica, di far conoscere la mia musica, anche se appunto purtroppo il periodo è quello che è. Ma tu nei live suoni la chitarra e il piano o vai solo sul gruppo che ti accompagna? Allora, io suono il pianoforte, sì. Non nei miei live. Nei miei live preferisco dedicarmi esclusivamente alla voce. Quando compongo le mie canzoni utilizzo ovviamente il pianoforte. Quindi nei live non usi il pianoforte? Ok. No, nei live no. Io ho quel problema che devo comunque sempre utilizzare il pianoforte perché mi accompagno io e difficilmente faccio... canto senza accompagnarmi e effettivamente il pianoforte è un bellissimo strumento, ma sul palco è un catafalco che ti copre completamente la visuale. Invidio i miei colleghi con la chitarra, infatti anch'io mi sono comprato una chitarra, diciamo una travel piccola che posso suonare, però è un'altra cosa, ecco. Bene, Clary, Francesca, vai. Volevo chiederti una cosa. Sì. Sappiamo che comunque ogni artista quando si presenta sul palcoscenico ha anche una sua identità nel modo di presentarsi, non so se tu hai visto l'ospite che ha a fianco a me, Tiziana, ha un trucco tutto bello studiato, questi riccioli belli impostati, insomma, ha un suo stile nel presentarsi come è venuta anche qui da noi in trasmissione. Se tu dovessi fare un live anche in questo momento, come ti conceresti sul palco? Beh, sicuramente... Questa è una domandona, eh? Sì, abbastanza, però... sicuramente... cercando di essere il più autentica possibile. Perché comunque io sono... le persone si devono ricordare di te, no? Quindi ti devono identificare con un'immagine ben precisa per ricordarsi anche di te e della tua musica. Sì, assolutamente sì. Quello che cerco di fare nei live è di trasmettere appunto la mia personalità. Io mi ritengo una amante della semplicità. Beh, questa è una bella cosa, specialmente nel mondo in cui siamo adesso, che c'è un po' di tutto. Le persone semplici sono sempre bene apprezzate, specialmente anche qui a Music Generation. E ti volevo chiedere, sei una ragazza social? No? Più o meno? Abbastanza. Oh, finalmente. Allora, ne approfitto per chiederti subito le tue pagine social. Certo, assolutamente. Allora, ovviamente su Facebook... con il mio nome Francesca Pugliese, su Instagram con Francesca Pugliese 7. Francesca Pugliese 7 Instagram e Francesca Pugliese normale su Facebook, lo ripeto per i nostri telespettatori che continuano a scrivere, fra l'altro li saluto Giuliana, Rita, Antonella, Donatella, Massimo Ghisellini, eccetera, eccetera, tutti gli altri. Continua pure sui tuoi social? Beh, YouTube, ovviamente, con il mio nome, Francesca Pugliese. Spotify,
Spotify, Francesca. E ora me ne vengono in mente altri. Diciamo questi, ho detto quelli più importanti, dove sono molto più attiva. Allora, noi intanto invitiamo tutti i nostri telespettatori intanto andare a cercare subito sui social Francesca Pugliese. Non guardate ancora su YouTube il video di Francesca Pugliese, che dovrebbe essere uscito oggi, perché prima lo dovete vedere qui, poi dovete andare su YouTube e vederlo e condividerlo e mettere il like. Ritorniamo a Cleary B per l'ultima domanda e poi ti chiediamo di presentare il tuo video. Mi senti ancora, Francesca? Sì. Perfetto, volevo chiederti un'ultimissima cosa. Canti solo in inglese o anche solo in italiano, scusami, o anche in inglese? Canto anche in inglese. Canto anche in inglese, i miei brani però vorrei scriverli in italiano, esclusivamente in italiano. Bene, quindi diciamo che nonostante comunque apprezzi di più il cantautorato italiano, se io dovessi interpretare anche una cover in inglese lo faresti tranquillamente senza problemi. Assolutamente sì, lo faccio già. Però adesso ci devi dire di che cosa tratta il video, perché dopo lo facciamo presentare a Cleary B con tutte le dovute, come dice il regista, perché vuole che lo presenti Cleary B bene questo video, ma prima voglio sapere da te qualcosina in più di questo video. Il video è stato girato ad Ostia. Ad Ostia? Sì, essendo io di Roma sono andata insieme a mio papà, che è il regista del video. Il video l'ha girato mio padre. E ho voluto ricreare l'ambientazione di cui parlo. Quindi parlo di sabbia, parlo di impronte che lascio sulla sabbia. Per cui quale posto migliore del mare per poter girare il video? Bravissima, però il mare poi dopo sul bagnasciuga le impronte le tira via. Sì, e di questo io ne parlo nella seconda strofa. Parlo delle persone che non ci sono più, che anche se noi non vediamo più le loro impronte, perché appunto vengono cancellate dall'acqua, non significa che comunque loro non continuino ad indicarci la strada. Vero. E che camminino con noi, in un certo senso, in maniera diversa. Chi sono gli attori di questo video? Gli attori? Sì. Sono io. E basta, ci sei solo tu. Non ci sono comparse, non ci sono animali, non c'è nulla. No, no, sono io. Le tue impronte e il tuo futuro. Che cosa ti riserva il futuro? È tutto da scoprire. È tutto da scoprire, la risposta più giusta. È vero, il futuro si cresce, si crea giorno per giorno. Benissimo, allora... Francesca, tocca a me. Però tu rimani in linea perché poi dopo torniamo per i saluti, Francesca, va bene? Ok. Vai, allora, Cleary. Mi dai l'onore di presentare il tuo video? Assolutamente sì, molto volentieri, grazie. Ed ecco a voi Francesca Pugliese con il suo nuovissimo brano Impronte, regia. E vai! Sabbia dei nostri passi che segnano un momento, la nostra direzione, si uniscono alle altre, tutte differenti,
eccoci qua. Allora, abbiamo potuto vedere questo video. A parte l'arrangiamento, per me è stupendo, una bellissima voce, immagini molto belle. Ci domandavamo, e mattina presto? No, sicuramente e sarà il tramonto, perché se è stato girato sulla spiaggia laziale di Ostia, per forza sarà il tramonto, ma lo andiamo a chiedere in diretta a Francesca Pugliese. Sì, confermo, è il tramonto. Abbiamo vinto, ce l'abbiamo fatta, il tramonto. Confermo e l'accendo. Bene Francesca, noi siamo molto molto contenti e onorati di averti avuto qui con noi ospite per questi 25 minuti e a questo punto direi che ci possiamo salutare con una promessa, che verrai qua in presenza e che il tuo video intanto girerà qui da noi tantissime volte nelle nostre radio, nelle nostre TV e sicuramente anche nelle nostre playlist di Spotify. Va bene? Grazie, è stato un onore mio, anche davvero. Per noi. Bene, allora ti salutiamo Francesca, ciao, in bocca al lupo. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Bene, abbiamo salutato Francesca, è un artista che a me piace parecchio. Oh, benissimo, auguriamo tanta tanta fortuna e tanto successo. Quindi andiamo avanti e voltiamo pagina e di chi parliamo andiamo a chiedere a Clary B, che intanto potrà fare un'altra domandina alla nostra signora in dolce che è lì sotto il cartello di Rete 8 in sala B. Adesso prima di parlarvi del prossimo artista faccio una domandina alla nostra signora in dolce. Sono curiosa di sapere come nasce questa tua passione proprio di approcciarti a questo mondo, no? Perché è un mondo molto particolare. Sì. Poi se la vedete è informissima. Quindi assaggia sempre nascondo, dolce ma informissima. Bisognerebbe vedersi in costume, perché insomma chi ha la passione per i dolci non può essere proprio in linea perfetta, è impossibile. È in forma lo stesso, non fateci caso. Allora, come nasce? Beh, io da 20 anni faccio teatro e girando per l'Italia, facendo appunto i miei spettacoli teatrali di impegno sociale, quindi non c'entra niente con i dolci, in ogni luogo in cui mi trovavo andavo ad assaggiare un dolce tipico e quindi girando, che ne so, un giorno a Milano, un giorno a Roma, un giorno a Canicattì, un giorno in Sicilia, in Puglia, in Calabria, mangiavo questi dolci. Fino a che poi sono diventata, lo devo dire, un'esperta, perché li mangiavo ogni giorno e non solo un dolce, ma più e più dolci. Più e più dolci, addirittura. Esatto. E allora appunto ero con il mio amato consorte e ha detto, ma insomma Tiziana, ma visto che hai questa straordinaria passione, non cucini e non hai mai cucinato, ma almeno, come dire, dai una forma a questa straordinaria e straripante passione per i dolci e quindi nasce... Ta-dun, la signora in dolce. Vedete quella lente di ingrandimento, esatto. Super professionale da sottolineare. Esatto, l'investigatrice pasticcera, perché appunto mi insinuo in vicoli, strade, città, ma anche piccoli paesini, non solo grandi città, e vado a scoprire il dolce di quel luogo. Lo mangio, lo degusto, lo decanto e poi ne parlo sul mio blog e sui miei social. Racconto l'esperienza di mangiare dolci buoni, non sempre buoni, ma io scelgo solo i migliori. Questa è una cosa veramente molto molto interessante, anche perché io sono un'appassionata di gastronomia e studio anche, ed è bello vedere come anche il cibo diventa un atto di convivialità. Assolutamente, il cibo racconta la storia delle persone. Il dolce poi in particolar modo è proprio la metafora più profonda del volersi bene. Assolutamente. Il dolce lo si mangia insieme, lo si mangia a tavola, lo si mangia per comunicare amore. E quindi accanto al dolce c'è sempre un gesto d'amore. Io con questa donna ho già tante cose in comune, insomma. Prima di fare qualche altra domanda alla nostra ospite, volevo lanciare un bellissimo brano di Giselle, che voi l'avete già conosciuto perché anche nel periodo natalizio è stato qui a fianco a me, che aveva il cappellino di Natale, non so se ve lo ricordate. E lui sfodera il primo album che si intitola Move, ma oggi si presenta un bellissimo singolo che si intitola Sweet In. Regia. Ha 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 ha!
I love you. Si mangia i bulloni, si mangia i dadi, i cacciavite, caro Ghiseli, in arte Ghise, di nome Massimo Ghisellini, che fa parte anche delle canzoni sussurrate con me, lo devo ricordare questo, perché i palchi di Bologna come il Bravo Caffè ci hanno visto protagonisti sino a, diciamo, anche due settimane fa, recentemente. Allora Ghise, il video è veramente bello, disco, e le aspettative sono state confermate, esaudite, sullo stile di dance mi piace moltissimo, più l'ascolto più mi piace, bravissimo, lanciatissimo con Sweet Teen. Bene, andiamo a vedere invece adesso un'altra cosa, diversa dal disco, ma sempre importante, perché è fisico ed è in un libro. Ma un libro di chi? Di un musicista, di un grande autore. Allora, lui è Luca Becchelli, lui è di Firenze, dove tuttora vive e svolge la sua attività di autore, compositore ed arrangiatore.
l'abbiamo conosciuto a Sanremo perché ha portato dei grandi artisti, uno fra tutti Aleandro Baldi, ha lavorato con Pupo, in arte Pupo, di nome Enzo Ghinazzi, ha lavorato per l'orchestra a Di Rai 1 con Massimo Ranieri, con Cecilia Gasdia e con Enzo Gragnagnello, ha lavorato con e collaborato con Tozzi dal 1980 al 1991, con Tozzi, con Nicola Di Bari, James Senese, Nada, eccetera, eccetera. Insomma, Antonella Arancio e via, e così. Oggi è qua con un libro, un libro che si intitola Eroi per sempre. Lo trovate su internet, lo cercate, Luca Becchelli, Eroe per sempre. È un libro molto interessante che ritaglia una particolare parte della nostra storia che abbiamo vissuto nella nostra cara Italia qualche decennio fa. Quindi io direi andate subito su internet, lo cercate, cliccate nel cartello e lo acquistate. Luca Becchelli, Eroi per sempre. Poi vi interrogo, ve lo chiedo nella prossima puntata se lo avete letto. Benissimo, in bocca al lupo Luca per un altro tuo successo e poi prossimamente anche con altri arrangiamenti discografici, ma questo è un'altra storia e ne parleremo un'altra volta. Torniamo da Clary e andiamo a sentire che cosa ha prodotto Luca Bruno ultimamente. Beh, Luca Bruno diciamo che è un artista storico della PMS che ha una carica che è veramente impressionante. Non so se ti è mai capitato di ascoltarlo. Fa questo genere musicale, un po' rock, insomma, è molto molto particolare. A me piace tanto, poi se lo sentite dal vivo è veramente bravissimo, ha partecipato anche a tante rassegne di Marcello Romeo che ho avuto la possibilità di presentare sul palco assieme a Marcello. Adesso sentite questa novità che commentate sui social, commentate. Si intitola L'Uomo Nero. Regia. Fuori è buio, il cielo è scuro, colori ormai andati giù. Possibile sia tutto vero, ormai non mi ricordo più. Strade vuote, strade ignote, ormai non le percorro più. La cura aiuta, la terra suda, ormai non mi ritrovo più. Se forma non ce n'è, sale su di me. È il tramonto che scende giù nel mare blu. Nuoto a lungo, non mi perdo, qualcosa che mi tira giù. L'uomo nero è in agguato, ormai non mi afferra più. Possibile se è tutto vero, intanto non affogo più. Se forma non ce n'è, cerchio dentro, io non sento quello spazio dove il cielo è immenso e mi spingo dove c'è l'inferno freddo e non cambio dentro, dove il muro ferma il vento, cambia, 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 il giorno. Questa è una novità tosta, forte,
energica, ve lo consigliamo. Questo è un pezzo veramente forte, ma adesso io sarò di parte perché faccio parte della BMRG, PMS, casa discografica, importante per noi, che non è più non è una realtà solamente regionale, ma è nazionale e va anche oltre i confini. Ma quanti artisti abbiamo stasera? Questi qui meritavano un posto a Sanremo o no? Secondo me sì. Ma alla grande, ragazzi, ma alla grande. Basta, non dico più niente, non voglio dire più niente, perché saremo quest'anno, ne salvo forse due di canzoni. Andiamo avanti e parliamo di Stefano Virgilli. Parliamo di Stefano Virgilli, che abbiamo avuto qui la settimana scorsa con un video nuovo, ma adesso ne abbiamo subito un altro. È un brano presente nel suo album Anima Ricaricata. Ve lo consigliamo, è un album veramente diverso, perché questo particolarissimo artista emiliano, che ricordo risiede in Asia, in un sultanato vicino Singapore ormai da moltissimi anni, fa una musica molto molto particolare. Qui c'è un testo riflessivo, impegnato, insomma questo è un artista che si affaccia alla ribalta con la forza di una novità nel senso di innovazione e quindi anche di cambiamento. Andrea Bomba a vedere Cambia la musica di Stefano Virgilli. Hai perso peso, sembri più vecchio da quando hai scelto di soffocare. Le tue parole sono rimpianti, i tuoi capelli sempre più bianchi. Tua madre predica la tua innocenza, sulla tua fronte una data di scadenza, mentre il tuo gatto ti guarda complice e testimone dell'impossibile. Brilla nel cielo una stella libera, l'hai vista nascere, l'hai vista vivere. Brilla nel cielo una stella finta, cambia la musica, ah. Quando eri giovane, eri più cinico, adesso apri l'ombrello in pubblico, e la signora che ti guarda e giudica, non è la prima e non sarà l'ultima. Cadi dall'alto e sei sempre il solito, perché hai capito che il fondo è morbido. Ricevi applausi dai mutilati, quando ti volti sono tutti scappati. Brilla nel cielo una stella limpida, l'hai vista piangere, l'hai vista ridere. Brilla nel cielo una stella finta, cambia la musica, ah. Pugni, la storia elettica, tra ghigliottine e la sedia elettrica. Mangi il cianuro, bevi l'arsenico, il cappio al collo ti fa il solletico. Se ti fucilano da 2 millimetri, rimbalzi colpi con il tuo scheletro. Firmi gli autografi dal tuo patibolo, mentre il tuo boia ti guarda incredulo. Brilla nel cielo una stella viva, l'hai vista accendersi, l'hai vista spegnersi. Brilla nel cielo una stella finta, cambia la musica, ah. Col vino santo dai tabernacoli sorprendi il pubblico coi tuoi miracoli. E se qualcuno si mostra scettico, corrompi il vescovo e denunci il parroco. In processione stai dietro al prete, e per le offerte usi solo monete. Sali sul pulpito per far la predica, un uomo onesto ma senza etica. E adesso smettila con questa recita, non fa più presa sul grande pubblico. Fra le fessure della Repubblica ti ho visto sporgere al di là del tavolo. Allunga il piatto ai compagni poveri, spari alle spalle di chi è senza viveri. E quando poi hai finito i trucchi, dici prendete e mangiatene tutti. Brilla nel cielo una stella povera, l'hai vista viva, l'hai vista morta. Non c'è più in cielo nessuna stella, le spente tutte. We'll be right back.
Da Stefano Virgili vi invitiamo ad andare su YouTube, cliccare subito Cambia la Musica e mettere un like su questo video clamoroso, bellissimo. Mi ricordo un grandissimo cantautore genovese, ma rivisitato in una forma molto più moderna. Mi piace tantissimo Stefano Virgili. Allora, vogliamo parlare di Marie Claire? Certo, parliamo di Marie Claire, allora. La vedo nello schermo? La vedo. Eccola, Clary, non l'avevo ancora vista, adesso la vedo. Ok, Marie Claire. Allora, abbiamo ascoltato, insomma, un po' di brani che abbiamo proposto anche la volta scorsa. Adesso andiamo ad ascoltare questa artista molto, molto particolare, che fa un grandissimo debutto discografico. Il suo nome è Maria Chiara Leone, in nome d'arte Marie Claire, e l'autore di questo brano, che si intitola Parentesi, è Fabio Tondini. Andiamo ad ascoltare Marie Claire. Volevo dirti in questo momento come mi sento, ma mi perdo nel filologico di questo inferno. Le parole sono come tratti fini al centro del disegno e scompaiono appena m'appare chiaro l'intero contesto. Ma tu non guardarmi con quegli occhi grandi, i miei sono troppo stanchi, mi sembra di non riuscire a dormire da anni. Vorrei prenderti per mano per portarti qui dentro, farti vedere come tutto è complesso, riuscire a spiegare perché a volte ti mento. Ma tu non guardarmi con quegli occhi grandi, non ho verità da svelarti e non t'azzardare a chiedermi perché piangi. Io non vorrei, ma non ci riesco. Io non vorrei, ma non ci riesco. Io non vorrei, ma non ci riesco. Mi sento persa e non mi riprendo. Volevo dirti solo ancora di restare qui stretto, perché anche se non valgo niente, il calore lo sento. Marie Claire, questa canzone, volevo dire a tutte le persone che ci stanno seguendo, che tratta un tema molto molto importante al giorno d'oggi, specialmente nel periodo in cui stiamo vivendo, che è il tema dell'anoressia,
un disturbo alimentare molto molto frequente assieme alla bulimia, un tema molto delicato da non sottovalutare. Ecco, volevo dirlo perché non è sempre facile trovare ragazze così giovani che trattano questa tematica, insomma, in varie canzoni che troviamo al giorno d'oggi. Dimmi qualcosina di più sulla Signora in Dolce. Beh, la Signora in Dolce è un inno a mangiare le cose fatte bene, perché la mia passione per i dolci è anche, cioè non è il mangiare il dolce perché è dolce, ma riuscire a distinguere, andare a investigare che cosa rende un dolce davvero di qualità. Perché ho riscontrato, dopo tanti anni che mangio dolce, ne mangio di grande qualità, come spesso le persone semmai o scelgano in base al nome o semplicemente mangiano un dolce, ah perché è buono, perché è dolce, sì, ma bisogna far emergere la qualità. E ci sono in Italia tantissimi, certo, artigiani straordinari che fanno davvero delle creazioni meritevoli. E quindi, insomma, in questi anni poi, insomma, la mia passione per i dolci mi ha portato anche a diventare, poi tra l'altro da qualche mese, co-curatrice di una delle più importanti guide alla pasticceria in Italia, che si chiama 50 Top Italy Pasticcerie. Ah, però. In Italia e all'estero. E questa guida, tra l'altro, vi invito anche a consultarla, perché è una guida particolare. Perché praticamente noi siamo abituati, no, alle recensioni delle pasticcerie. Sì, ma lì troverete una recensione di ogni singola categoria, per intenderci. Okay. Volete capire qual è la migliore sfogliatella in Italia? Questa guida ve lo dice: la migliore cassata, il miglior cannolo, la migliore, che ne so, il miglior fiocco di neve, tra l'altro, Ciro Poppella, come dimenticare quello straordinario, questo pasticcino stracolmo di crema di latte. Ecco, e questa appunto è, come dire, una guida che dovete sempre portare con voi e consultare, perché appunto potete in qualunque luogo andate sapere dove trovate la migliore categoria. Ecco. Ma posso chiederti qual è il tuo dolce preferito? Ah, caspita. Ti ho fatto una domandona. Sì, perché allora, il mio dolce preferito è un dolce semplicissimo. Cioè, in verità sono due. Uno semplicissimo, l'altro molto molto corposo. Cioè, se devo dirti subito la mia risposta, è la crostata. Come? La crostata con una buona confettura di albicocche oppure di prugne. Oppure, come dire, come seconda scelta, ti direi la cassata. Impazzisco per la cassata. Ti piace? Mamma mia, da andare via di testa. Abbiamo da vedere un video? Sì. Possibile? Certo, è il video di una mia investigazione sulla Saker. Sono la Signora in Dolce, investigatrice pasticcera. Osservo, annuso e degusto dolci di ogni tipo e qualità. Non c'è nessuna pasticceria che possa sfuggire al mio sguardo indagatore. Sono alla ricerca del dolce perfetto, che forse esiste. Detto che alla pasticceria Cucchi si mangia la miglior Saker di tutta Milano. È vero? Assolutamente sì. Vedremo. Una perla nera. Lucida. Raffinata. Elegantissima. Glassatura a specchio, semplice ma elegante. Pan di Spagna morbido, spugnoso, per nulla secco ed esala aromi di cioccolato. Il cioccolato perde la sua determinazione, la sua arroganza e la sua prepotenza, perché diventa morbido, dolce, cremoso, grazie all'albicocca. La Saker non è la ragazza della porta accanto, quella che, te la vuoi mangiare? No, richiede rispetto, ci si inchina di fronte alla Saker, ma questa è più accogliente, è più... Siri,
d'arte. Wow! Folgari da Marileva, Madonna di Campiglio e Pinzolo. La più grande area sciistica del Trentino con oltre 150 km di piste collegate sci ai piedi da 57 moderni.